Che emozione! Abbiamo provato una delle carni più buone e costose del mondo. Io la carne così tenera, veramente allucinante. Non lo dico perché stiamo facendo un video. Cioè, veramente, ragazzi, venite qui a provarla e poi ditemi se non è vero, scriveteci sul canale YouTube che siamo degli stronzi. Un vero sogno. Tutto ciò nel ristorante del nostro idolo, Javier Zanetti. Secondo voi quanto abbiamo speso in 4 persone? Provate ad indovinare nei commenti. E alla fine del video ve lo faremo vedere. Allora Luca, ti ho fatto assaggiare le birre tedesche bavaresi. Ti ho fatto assaggiare il currywurst e adesso anche te fai assaggiare cosa di livello, spero, eh. Ti ho portato in un posto di grande livello, di proprietà di una persona di altissimo livello. Stiamo parlando ovviamente del capitano Javier Zanetti. C'è solo un capitano. C'è un ambiente di classe qua. Quindi adesso porto dentro, mi raccomando, stile. E questo è un posto di stile, vedrai che ti piacerà molto. È un po' un museo anche dentro, dove potremo mangiare prelibatezze insieme. Andiamo. Ristorante localizzato nel cuore di Milano è davvero facile da raggiungere. Chi ama il calcio, a prescindere dalla fede calcistica, non può non amare questo posto. Appena entrate vi accoglie proprio una serie di vetrine con le scarpe di tantissime leggende del calcio, come Diego, Armando Maradona o Paolo Maldini. Un'atmosfera magica e secondo me tutto esposto con grande gusto. Oh, ma qui abbiamo un bicchiere speciale, Luca. Bicchiere speciale. Il vino speciale, Vino Zanetti, il capitano. Vino capitano, Sono un capitano. Bravo. Perfetto. Abbiamo scelto il Malbec sia per onorare il capitano, perché la potenza di questo vino, ma anche il suo equilibrio e la sua eleganza ricordano troppo lo stile di Zanetti, ed è soprattutto un vino che si sposa benissimo con la carne. Allora Luca, antipastino, cosa è arrivato? Entrè, crema di salmone e pistacchio. La tua faccia dice tutto. Allora Dario, perché abbiamo questo bicchiere così largo? Tu che sei un esperto di vini. Perché il vino rosso, soprattutto quando è molto strutturato, come questo Malbec di Javier Zanetti, ha bisogno di aprirsi e di ossigenarsi. In gergo si dice anche decantare. Mentre invece vedi che il vino bianco Stavo decantando. Non ha bisogno di decantare, rimane chiuso e le bollicine più sono piccole, più il vino è di pregio. Luca parte subito con... Allora, per me antipasto, insalata di puntarelle e acciughe. Mamma mia. Che poi dopo proseguirò con un primo, sempre col pesce, quindi ho optato con un antipasto col pesce. Fiori di zucca ripieni di ricotta su letto di salsa di melone e sedano. Wow! Allora Luca, ho preso una cosa molto particolare. Normalmente caccia e pepe, non avrei mai pensato che si può mangiare con il pesce, però ci provo, sono molto curioso, con il tonno crudo. Vediamo un po'. Normalmente io sono una persona che ama le tradizioni, i piatti semplici, ma questo ristorante, a parte delle carni eccezionali, è anche famoso per i piatti della tradizione che però vengono rivisitati in chiave innovativa, come per esempio questi tonnarelli cacio e pepe con tartare di tonno rosso. E devo dire che specialmente queste uova del pesce, con un gusto leggermente aspro, controbilanciavano il salato pecorino romano in maniera molto interessante. Allora, io sono un amante delle puntarelle, un amante. Buonissime. Poi con l'acciuga, ci sta da Dio l'acciuga, da Dio. Mamma mia, poi è arrivata la carne più buona che io abbia mai mangiato. Il Wagyu. Sapore, tenerezza, succosità. Questa carne unisce tutto. Dicono che i bovini Wagyu siano nutriti a birra bavarese e massaggiati dal mattino alla sera ascoltando musica classica. Beh, forse un mito, ma il sapore ci indica proprio questo. Una carne ricca di grasso intramuscolare che permette proprio di esaltare la sapidità. Carne tra l'altro molto costosa. I bovini di questa razza hanno un tasso di crescita piuttosto lento rispetto agli altri. Un brindisi col Malbec. Al Wagyu.
Mamma mia. Inoltre ci siamo goduti 200 grammi di filetto pupi con riduzione al Chianti e asparagi gratinati. Voglio onorare il capitano, amici. Perciò filetto pupi. Filetto pupi, cottura. Cottura al sangue. Al sangue? E al sangue proprio, eh. A me piace così. Io sono più da cottura media, però tu sei più da cottura al sangue. Andiamo alla prova dell'assaggio. La salsa è incredibile. È di tuo gradimento? Non voglio troppo parlare perché sto godendo, ragazzi. Abbiamo anche l'altra. Incredibile, è quasi più. Scioglie, è burro. È burro. Ma è strano, questa si scioglie quasi più del filetto. Ma certo. Ma perché? Io pensavo che il filetto fosse quello più. Già no, io ti ho detto, tu devi prendere il Vaghi, che è la carne più buona del mondo. Ragazzi, io ho sbagliato tutto. Io pensavo filetto fosse quello che si sciogliesse di più. È buono, è buonissimo, eh. Ma questa qui, amici. Spettacolare. È incredibile. Cioè, una carne così tenera non l'ho mai mangiata. Ok Luca, qui abbiamo un piccolo upgrade dai pretzel, devo dire. Grande upgrade. Io quando vengo in questo posto prendo sempre il filetto pupi. Oggi mi sono buttato su un primo di pesce, spaghettone quadrato con sgombri, saltato con burro ai gamberoni argentini con scorza di limone e bottarga. Mamma mia, un'opera d'arte. No. Bello al dente, come piace a me. Si scioglie, non devo masticare. Cioè, se avessi la dentiera me la toglierei, non mi servirebbe. Si scioglie in bocca. Voto Dario per questa carne. 10 con l'odio. Poi qui abbiamo anche delle salsine. È talmente buona questa carne che io le salsine guardo. È buono proprio questo spaghetto anche. Tra i nerazzurri c'è un giocatore che tribla come Pelé. Fai Zanetti alle Zanetti capitano. Dario, perché questa carne è così speciale? Questo è Wagyu. È una mucca nera, nera come il carbone, gigantesca, grande, è enorme quel Wagyu. In Australia ci sono questi Wagyu e viene fuori questa carne. Io quando ero in Australia ho imparato a mangiare il Wagyu. La cosa singolare è che un giorno sono andato a fare un giro in mongolfiera. La mongolfiera poi c'è stato il vento ed è atterrata in un campo di Wagyu. Il problema è che i Wagyu avevano fatto i loro bisogni e i loro bisogni erano dei laghi. E vi lascio immaginare. Sto mangiando uno spaghetto Dario che è alla fine del mondo e te mi parli dei bisogni del Wagyu. Comunque. Luca, provi anche te questa carne. Allora, io ho mangiato il pesce stasera, sia con l'antipasto, sia col primo. Ho finito il pesce, però, visto che l'avete decantata così tanto, sono curioso anch'io adesso di sentire questa Wagyu. Sentiamo. Allora, io sono abituato al filetto pupi, che è buonissimo. Ma io, una carne così tenera, veramente allucinante. Non lo dico perché stiamo facendo un video. Cioè, veramente, ragazzi, venite qui a provarla e poi ditemi, se non è vero, scriveteci sul canale YouTube che siamo degli stronzi. C'è anche il tripletto Wagyu, che è Wagyu australiano, giapponese e americano. Buono il Wagyu, anche c'è ancora un po' di grasso. Sono abbastanza. C'è un po' di grasso vicino. Sapore incredibile. Poi la carne vicino all'osso è sempre speciale. E per concludere, crema al mascarpone con torta, sprisolona, frutti di bosco, fragole, scaglie di cioccolato e polvere di cannella. Bel tiramisù, crème brûlée molto carino, come preparano la caramellata davanti a noi. Pestaggiano è la crème brûlée. Io quando vengo qui la prendo sempre. Posso cambiare l'antipasto, il primo, il secondo, ma la crème brûlée. Una persona fedele, Luca. Alla crème brûlée fedelissima. Alla crème brûlée, sì. Fedelissima. Luca, io ho preso la crema mascarpone, è una cosa proprio milanese. Guarda, prima di assaggiare la mia crème brûlée, no, assaggio. Come rubi? Rubo. Vabbè. Beh, questa io la conosco bene perché sono un affisonados. Oh, c'è proprio una crosta, C'è la crosticina sopra, hai visto com'è bellissimo. Venuta? Bellissimo. Bella crosticina. Mamma mia, ragazzi. Questa è tantissima roba. Tantissima roba. Mamma. Brilla, brilla. Guarda come brilla questa crosticina. Mamma mia.
Che godore sto ristorante, eh? Mamma mia. Ma è quasi come la Rauchbier alla fine, ti fa godere, cioè. Cos'è? Come la Rauchbier, ti fa godere. Lo stai dicendo, Giallo? La Rauchbier che hai provato. Non bestemmiamo qua dentro, per favore. Luca, già come hai preparato questo piatto con amore? Con amore, guarda come hanno posizionato tutto qui in maniera perfetta. Questo l'ha fatto Zanetti in persona. Sembra veramente... è un'opera d'arte, guarda, sono i fiori. È fatto già sto mascarpone. Mamma mia, che buono, grazie. C'è uovo dentro, si sente l'uovo, amici, è una roba. Poi proviamo mascarpone con un pezzettino di croccante, potrebbe essere un dolce. Qualità, qualità. È un biscotto. Qualità. Ah, è come biscotti. Ma scusa, ma c'è adesso. Ragazzi, questo dessert è proprio da censura, ragazzi, è troppo buono. Mamma mia. Ragazzi. Goduria totale. Meno della rugby, eh. Con un pezzettino di menta, ragazzi. Anche Sicilia se lo mangiano. Noi lo facciamo così. Voglio volare, ragazzi, volare. C'è il mascarpone. Ragazzi, il mascarpone è talmente buono che ho paura di mangiarlo perché poi finisce. Perché cioè... poi finisce. No, ovviamente, una roba. È terribile. Mamma mia. Dai, questo bicchiere lo vuoi comprare, hai detto, eh? Perché? C'è la firma di Zanetti, mamma qua mia, di Bubi, del capitano. Sai cosa è la cosa bella di questo posto, Dario? I dettagli. I dettagli. Qui c'è amore in ogni dettaglio. Io voglio il bicchiere del capitano. Nel mio c'è la firma di Correa. Di Correa. C'è la firma di Correa. Costa meno il tuo. La bella, qui arrivano tanti regali, offerti dalla delizie casa. Delizie di fine pasto prima del caffè, delizie di fine pasto. Un po' di... Già, è arrivato il momento di un bel caffettino. Ho preso il caffettino Luca Mastrangelo. Già sapevano cos'è. Bravo, bravo. Sambuca dentro, devo dire. Caffè corretto Sambuca, Com'è il caffè corretto Sambuca? Dai, ci sta, eh? Da tedesco, non l'avevi mai assaggiato. Perché così non ho bisogno di aggiungere lo zucchero perché è già dolce. Mi piace, devo dire. Mi piace. Non siamo mica stronzi in Italia. Non lo conoscevo, Allora Giano, ti ho portato in un tempio non solo dell'interismo milanese ma della buona cucina. Come ti sei trovato? No, devo dire, è stata una serata veramente incredibile. Non è solo stato il fatto che abbiamo mangiato veramente da Dio, è stata proprio un'esperienza totale, secondo me. Cioè, l'ambiente top. Com'è stato tutto, cioè, i guardi, il calcio. Questo è un posto non solo di Inter, anche di calcio. Bravo. Cioè, visto la vetrina, bravo, sono le scarpe di Maldini, che anche se io sono interista, devo ammettere, sono persone che hanno scritto la storia del calcio. C'è aria di storia qua dentro. Io poi... ho portato mio amico juventino una volta a mangiare. Ognuno si emoziona. Cioè, qui veramente può venire uno juventino, un milanista, un napoletano, un romanista, respirare aria calcio, aria associata calcio alla buona cucina. Poi la cosa che mi è piaciuta sono proprio stati i dettagli, no? Ogni cosa, cioè perfino il bicchiere di vino, c'è dietro proprio la firma del capitano. Vabbè, di ma è bello. Parliamo di Zanetti, di cosa dobbiamo parlare, dai. Cioè qualità, qualità. Cioè tutto, cioè come hanno preparato il dessert, cioè io ti dico, io amo l'Italia spesso molto per la semplicità, no? Perché uno gira, mi piace proprio i piatti semplici, le trattorie, le nonne mi fanno emozionare, però devo dire, ero sempre un po' scettico verso i posti chic, invece oggi mi ha fatto emozionare perché è stata un'esperienza, cioè qui abbiamo pagato soldi non solo per il cibo, per l'esperienza, secondo me veramente bello. Ok, mamma mia, Dario non molla mai. Cosa hai comprato, Dario? Ho comprato il bicchiere griffato del capitano. È il secondo che vendono nella storia di questo ristorante, che all'inizio non te lo volevano dare. No, cioè tu hai insistito. Ho insistito, è il secondo, mamma della mia storia. Quanto hai pagato? Si dice. Non si dice. Cioè hai preso il bicchiere del capitano. Carissimi amici, qua vedete il conto finale, 400 euro sono tanti soldi, ma considerando che abbiamo bevuto due bottiglie di vino, eccellente, abbiamo mangiato una delle carni più buone del mondo e in quattro ci siamo goduti primi, secondi e dolci, 100 euro a persona, considerando anche la location veramente bellissima, secondo me un prezzo che ci può stare.